Per cui lascio la parola a Giulia Ghiretti che ci racconta un po' la sua storia. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie ancora Aaron dell'invito. E come c'è scritto alla fine l'intervento è where is the problem? Il problema credo che sia dove ognuno di noi lo vuole vedere. E il problema delle volte può essere, crediamo che possa essere più grande di noi e alla fine credo che sia soltanto dove tu lo poni. Perché a me, per esempio, quando mi sono fatta male, sono stati anche i miei genitori, sono stata fortunata ad avere una famiglia, gli amici, che mi hanno sempre detto non dire non ce la faccio, ma prova. Proviamo insieme e troviamo il modo. Perché c'è sempre un modo diverso e un modo per poter fare le cose. E soprattutto si impara a chiedere aiuto e farsi aiutare. Perché credo che sia importantissimo anche riconoscere i propri limiti e dove non arrivi tu ci può arrivare qualcun altro o ci si può arrivare insieme. Per cui credo che sia una cosa ancora più bella se poi dopo la puoi condividere con qualcuno. Io mi sono fatta male nel 2010, ho avuto un incidente durante un allenamento di trampolino elastico. Perché da quando ero piccola ho sempre fatto sport, mi è sempre piaciuto, mi divertivo e durante un allenamento poi dopo sono caduta, praticamente è scoppiata una vertebra, ha toccato il midollo e niente, da lì ho perso l'uso delle gambe. Però adesso la mamma mi dice sempre che una volta uscita dalla sala operatoria ho chiesto se potevo ancora camminare, no, in realtà saltare, perché camminare non era il problema era saltare. E poi di non perdere l'anno a scuola. E mi ha detto, l'anno a scuola sicuramente lo perdiamo, però camminare e saltare magari no. E, per cui ho fatto tutto l'anno, io ero in seconda superiore, ho fatto tutto l'anno andare a scuola con Skype, mi hanno dato questa opportunità. E così sono riuscita a non perdere l'anno, perché studiare un anno in più, anche no. No, perché a scuola. E molti chiedono poi dopo qual è stato, se c'è mai stato un periodo buio, nel senso dove hai pensato perché, cosa è successo, ma a me, cioè io non me lo ricordo, per cui credo che non ci sia mai stato, oppure sia stato un attimo, nel senso che sono stata fortunata, mi ritengo fortunata a non essere mai stata sola e quindi sempre aver avuto l'aiuto e il sostegno degli altri, degli amici, della famiglia per andare avanti, per trovare qualcosa di nuovo e soprattutto avevo la curiosità di imparare tutta la vita nuova che mi stava aspettando, perché comunque devi imparare a fare tutto, dal vestirsi all'andare a letto, a scendere dalla mattina, a fare colazione, qualsiasi cosa, devi imparare a farla in un altro modo. E io mi sono fatta male sul trampolino, per cui lo sport mi è sempre piaciuto e una volta fatto un periodo di riabilitazione molto lungo perché sono stati 6 mesi e lì sentivo che una volta imparato quello che potevo fare nella vita di tutti i giorni mi mancava qualcosa, perché a me è sempre piaciuto competere, fare lo sport ad alti livelli e quindi volevo continuare a farlo e poi ho deciso di nuotare. Perché era l'unico sport in cui non hai un mezzo, non hai una carrozzina, sei tu e il tuo corpo. E ti mette alla prova, è sempre un vedere dove posso arrivare, ma ci arrivo io. Ci arrivo io e provo a superare, a fare del mio meglio. Per cui all'inizio non è neanche stato facile, perché dove vai a nuotare? Come fai a iniziare? Per cui grazie anche lì alle fisioterapiste ho conosciuto un ragazzo che aveva partecipato alle Paralimpiadi di 2008 Pechino e lui mi ha fatto conoscere, io sono di Parma, lui era di Reggio Emilia, per cui ho conosciuto il suo allenatore, abbiamo deciso, mi ha detto dove poter nuotare e lì è iniziato il percorso. Non è stato facile come per una persona quando sei piccola, insomma, la mamma ti scrive al corso di nuoto, al corso in palestra. Lì non c'era una società, quindi
praticamente dopo un anno che mi sono tesserata a Reggio, mi sono dovuta spostare su Parma e i miei genitori hanno deciso di fare una società. Per cui, grazie a loro, grazie a questa cosa, io ho potuto nuotare e continuare questo percorso, questo sogno. E, io da subito volevo fare le gare, perché sì, nuotare, ok, ma volevo fare le gare. Tra l'altro questo allenatore mi ha guardato subito e mi ha detto sì, con calma. Tu prima impara, poi dopo iniziamo a fare le gare. Ho detto sì, sì, voi insegnatemi, ma è quello che voglio fare. Poi arrivare ad alti livelli non era quello il mio obiettivo, era proprio competere. È stata la gara della piscina, proprio solo chi era lì, non era un problema, però io volevo fare questa cosa perché era proprio la sensazione che mi mancava dell'allenamento di tutti i giorni, della fatica, del saper di aver dato tutto e poi di mettersi alla prova, perché un conto è il percorso, ma la gara è un attimo. E quello che ti rimane dentro è il percorso, la condivisione, quello che hai fatto con l'allenatore, con i compagni, ed è quello che ti porti dietro, anche perché le gare possono andare bene, possono andare male, ma è un attimo. E da lì si può solo imparare. E la cosa bella è stato anche poter fare, dico da esempio, quasi da apristrada anche altre persone, perché mi è capitato che una ragazza di Parma, anche lei è in carrozzina, non sapeva, voleva fare un bike per esempio, non sapeva come fare, e gli ho detto, è venuta da me, me l'ha chiesto, io conoscevo un altro ragazzo che anche lui praticava il bike, e allora gli ho detto, guarda, io se vuoi posso chiedere. E dopo un po' di tempo gli sono riuscita a metterla in contatto, poi non ho fatto più niente. E, però mi arriva un messaggio da lei dicendomi non sono mai stata così felice, non mi sono mai sentita così tanto viva, e è una sensazione bellissima dopo che ho fatto il mio primo allenamento. Per cui questo credo che sia anche una soddisfazione, hai un po' come dire una responsabilità nei confronti anche degli altri, ed è bellissimo quando puoi aiutare qualcun altro, perché le fatiche le hai fatte tu, ma se qualcuno le può fare un po' meno, ben venga. Io comunque, cioè allora, il nuoto penso che sia una parte della tua vita, nel senso che una volta che un atleta, fisiologicamente parlando, prima o poi finisce. E io comunque adesso sto studiando qua a Milano, ho fatto la triennale in ingegneria biomedica e sto facendo la specialistica, anche se quest'anno con le Paralimpiadi sarà un anno un po' impegnativo. E, però cosa fare dopo? Ogni tanto comunque te lo chiedi, nel senso che finirà il nuoto, io ho studiato, vorrei lavorare in un ambito per quello che ho studiato, un po' come l'atleta ha come obiettivo di fare l'Olimpiade, e per fortuna ci sono riuscita, e una volta che ho studiato mi piacerebbe comunque lavorare per quello che è studiato, per cui continuare, cioè sfruttare appunto lo studio, le qualifiche che ha acquisito, per cui ve lo saprò dire come sarà. Però credo che sul problema del luogo di lavoro sia anche uno deve avere un accomodamento, fatemi il termine, dei luoghi, comunque degli spazi, perché per poter lavorare, dare la possibilità di lavorare tutti allo stesso modo, uno deve avere tutti gli strumenti per poter farlo, e quindi dare questa proprio possibilità di poter lavorare tutti allo stesso modo, tutti insieme, perché poi ovvio che a livello delle disabilità, delle diversità, ognuno ha la sua, tutti qua dentro siamo diversi e tutti la possiamo vedere anche in un modo diverso, oppure avere anche delle relazioni, delle reazioni diverse nel vedere per esempio una persona in carrozzina, non lo so, una persona diversa da noi, e questo sia, credo che sia anche lavorare insieme un valore aggiunto, nel senso che ognuno ha le proprie competenze e le può mettere a disposizione degli altri,
e credo che sia anche molto istruttivo da parte di tutti, nel senso che c'è una condivisione degli spazi, una condivisione dei luoghi e di vedere le cose da diversi punti di vista, che possa essere costruttivo credo per tutti. E soprattutto secondo me la cosa chiave, la cosa bella è la curiosità. Uno deve avere curiosità nel capire l'altro, nel capire cos'è la diversità, e insieme poi dopo, se si slacciano questi nodi, credo che sia più facile, più divertente e proprio più bello per tutti, perché aumenti la tua conoscenza e magari inizi anche a battere di quei muri che tu da solo ti sei fatto, che magari non ci sono. E quindi è una cosa che insieme, secondo me, si riesce ad andare avanti e condividere le cose belle. Grazie.